È ormai evidente che il problema allagamenti a Pescara non è stato ancora risolto nonostante il piano annunciato dall'amministrazione Mascia nel 2011. Solo ieri sono caduti in città 114 mm di pioggia, ossia 114 litri d'acqua per ogni metro quadrato. Centinaia gli interventi per limitare i disagi. Decine le strade invase dall'acqua, sottopassi allagati fino ad arrivare alla frattura registrata sulla sede stradale della Golena Nord, ossia un segno netto che corre parallelo al fiume all'altezza di via Spalti del Re, spezzato da due fratture perpendicolari al fiume. Secondo i tecnici potrebbe trattarsi della cosiddetta fontanazza, un fenomeno determinato dalla possibile infiltrazione del fiume sotto la Golena che, sotto pressione, ha spaccato la strada. Un quadro devastante che ha spinto il capogruppo di FLI in Consiglio Comunale, Massimiliano Pignoli, a chiedere le dimissioni del sindaco Mascia. Questa è una situazione gravissima. Questa è una situazione che merita una riflessione, è se si è uomini fino alla fine, e io penso che il sindaco lo sia uomo, debba prendere conto della sua manifesta incapacità politica di governare la città, si debba dimettere, perché ieri sera ha fatto una resa maestatis, cioè quella di chiudere le scuole. Qui non siamo a Venezia, qui ci vuole il buon padre di famiglia invece che sappia governare l'amministrazione comunale e la sappia togliere dai danni e dalle situazioni gravi. Gente che non è potuta andare a lavorare, gente sommersa dall'acqua, gente che continua a chiamare i vigili del fuoco in maniera interrotta da due giorni. Questa è la risposta dell'amministrazione Mascia, che poi spende soldi per pubblicizzare lavori che sono stati mal fatti e sono stati parzialmente eseguiti e che praticamente non hanno risolto il problema. Eppure, evidenzia Pignoli, il problema si potrebbe in parte risolvere con l'utilizzo del depuratore DK15 di Fosso Bardet, che c'è ma non è funzionante. Queste sono le priorità, le acque su Pescara, le frane ai colli, su questo bisogna impegnarsi l'amministrazione e non farsi bello con due fontanelle quando i problemi sono altrove. Basta, ridiano la parola agli elettori, si rimandi a casa questa amministrazione di centrodestra per dare un'amministrazione seria, capace di governare la città e che abbia cuore per la città di Pescara.